abbiamo pensato di donare il nostro amore gratuitamente, di offrire a questo bambino un'opportunità per poter crescere dal punto di vista umano, affettivo, intellettivo. Comunque è un'esperienza gratificante perché abbiamo visto questo bambino che ha avuto come un risveglio, si è aperto alla vita, ha fatto nuove esperienze, è migliorato molto nella capacità di relazionarsi e di socializzare. Due genitori affidatari raccontano la loro esperienza diretta. È uno dei momenti più significativi dell'incontro di questa mattina a Palazzo San Giacomo per presentare il progetto di affido extrafamiliare. L'affido familiare è una misura di protezione e sostegno temporaneo a un bambino che viene accolto in un nucleo familiare diverso da quello di origine per un tempo limitato. Così, mentre i genitori hanno modo di risolvere le loro fragilità, ai minori viene assicurato un ambiente di crescita aggiuntivo per aumentare la qualità della loro vita e sostenerne la crescita. Per diventare aspiranti affidatari bisogna recarsi al servizio sociale territoriale e farsi seguire da operatori esperti che accompagnano ogni passo del percorso. Si tratta di un'esperienza che arricchisce tutti e promuove la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e dei legami come fattore di crescita e cambiamento. E c'è stata anche una collaborazione con i genitori, abbiamo continui contatti. Non abbiamo mai pensato all'adozione, mai. Abbiamo solo pensato, ecco, di aiutare un bambino in difficoltà. Quando mi chiedevano, ma poi lo adotterete? Io ho sempre detto no, assolutamente, lui ha famiglia, continua ad andare in famiglia, perché l'affido prevede anche dei momenti di incontro con la famiglia. Tutto questo a beneficio del bambino. Genitori che vogliono prendere in affido minori che si trovano in una condizione di disagio e famiglie che hanno bisogno di essere aiutate. È un momento in cui noi vogliamo rieducare all'affido. L'affido è una grande opportunità per donarsi per un bambino, ma nello stesso tempo per aiutare una famiglia in difficoltà. Come sapete, l'affido è una cosa che mi prende molto da vicino perché io sono stato prima un genitore affidatario e poi ho potuto adottare mia figlia Alba, che è una bambina anche disabile. Noi abbiamo bisogno oggi, io credo, di essere più comunità, di partire dall'idea che i figli non sono di proprietà, ma che sono figli di una comunità e che devono essere aiutati. L'affido è uno strumento che noi mettiamo in campo per aiutare i nostri figli.